Buonasera a tutti e tutte, diamo il benvenuto a chi è qui in sala e a chi ci sta seguendo a distanza sui nostri diversi canali. Allora, questo incontro, intanto benvenuti a tutte e tutti i nostri ospiti. Questo incontro vuole essere un momento di confronto con i membri di Garivo che si occupano in particolare dell'offerta educativa, gli insegnanti, i collaboratori, le associazioni con cui condividiamo valori e obiettivi che negli anni hanno realizzato attività sui giusti e le giuste per i ragazzi e le ragazze, utilizzando diversi strumenti, diversi linguaggi. Attività che mettono al centro la conoscenza quale strumento potentissimo nelle nostre mani per cambiare il mondo, progetti per educare alla pace, che poi un caro amico mi disse che educare alla pace significa educare a non essere in pace, cioè a non restare indifferenti, a incitare all'azione, significa promuovere una visione della vita che prepari alla cooperazione, alla fiducia, alla comprensione, alla giustizia. Iniziamo quindi con un intervento di Manuela Rippo, che è la responsabile della rete dei giardini di Garivo Network, che ci presenta una panoramica, no, dell'offerta didattica proposta da Garivo, in particolare quei progetti che vengono riproposti da diversi anni grazie al loro successo, all'entusiasmo che continuano a suscitare, a raccogliere tra i partecipanti. Grazie Manuela. Grazie Sabrina, io come dicevi farò una piccola sintesi per non togliere poi invece molto tempo ai progetti nuovi che Garivo sta lanciando con una serie di collaboratori. Vi presenterò brevemente quella che è l'offerta, possiamo dire anche un po' storica, della Fondazione Garivo, che da sempre, fin dagli esordi, ha sempre posto una particolare attenzione al mondo della scuola. Lo abbiamo ripetuto diverse volte in questi 4 giorni, in particolar modo oggi, in questa giornata pensata soprattutto per i docenti e per i referenti dei giardini. I giardini dei giusti e Garivo di fatto hanno un impegno, mettono un impegno notevole per quelli che sono tutti i progetti per la scuola, e cercano di farlo in un modo sempre diverso, utilizzando diversi linguaggi e cercando sempre strumenti e progettualità innovative. Sicuramente uno spunto utile per tutti gli insegnanti, anche quelli che probabilmente oggi ci stanno seguendo per la prima volta, e accedere al nostro sito www.garivo.net e andare alla pagina educazione. In questa pagina, che possiamo quasi definire una mini home page all'interno poi del nostro sito, c'è raccolta e presentata nel dettaglio quella che è tutta la nostra offerta, con una chiara suddivisione anche tra i progetti per le elementari, le medie e le superiori. Utilizziamo uno strumento a colori, simile a un semaforo, infatti utilizziamo il colore verde, rosso e giallo, proprio per identificare i progetti che sono per le elementari, in questo caso il colore verde, giallo per le scuole medie e il rosso per le scuole superiori. Alcuni di questi progetti vengono portati avanti grazie al protocollo d'intesa che abbiamo siglato con il Ministero dell'Istruzione. Il protocollo è al suo primo rinnovo, quindi oramai è iniziato più o meno 4-5 anni fa, e uno dei principali progetti che offriamo alle scuole di ogni ordine e grado è il bando Adotta un Giusto. Il bando Adotta un Giusto è un progetto che di fatto invita tutti gli studenti, tutte le classi delle scuole elementari, medie e superiori a immaginare, a realizzare un elaborato artistico letterario che racconta un giusto e che risponde un po' a quelle che sono le tracce. Ogni anno abbiamo sempre realizzato 3 tracce nuove, cercando di innovarci e di cambiarle, di modernizzarle ogni anno. Nello specifico, nel bando 2022-2023, che in questo momento quindi è in corso e nel quale siete ancora in tempo a poter partecipare, facciamo ovviamente un riferimento al fatto che l'anno prossimo ricorrono i 20 anni del giardino, e quindi un invito non solo ad adottare quelli che sono i giusti onorati nel giardino di Milano, ma in realtà anche a cercare nuove storie all'interno dell'enciclopedia dei giusti che trovate sempre sul sito di Garivo, e quindi a poter attingere a un database di più di 500 nomi da cui farsi ispirare, perché di fatto quello che un po' è l'invito è: fatevi ispirare da una o più storie di giusti per realizzare un disegno, una fotografia,
sia un fumetto, un video, un testo letterario. Anzi, ogni anno abbiamo adattato questo bando un po' anche a partire dagli elaborati che abbiamo ricevuto l'anno precedente. Abbiamo inserito la categoria fumetto proprio perché abbiamo ricevuto dei fumetti negli anni bellissimi dalle scuole elementari, dalle scuole medie, dalle scuole superiori. Sottolineo che ovviamente il bando ha delle scadenze ben precise, l'iscrizione che viene fatta deve essere fatta sul nostro sito internet, deve essere fatta entro il 31 gennaio 2023, ovviamente entro le ore 15, l'invio degli elaborati entro il 14 marzo sempre alle ore 15. Tutte le informazioni, le tracce e ovviamente le scadenze le trovate sempre nella pagina Educazione di Garivo, che vi invito quindi a controllare, a monitorare per trovare un po' tutta quella che è l'offerta didattica. Lunedì, in un panel che di fatto moderavo io, abbiamo presentato un progetto teatrale dal memorioso ai memoriosi. È uno spettacolo teatrale, è un monologo realizzato da Massimiliano Speziani e da oramai un anno che portiamo in scena anche con un altro gruppo di attori della compagnia Oderstrasse. È un monologo che racconta le storie dei giusti ed è pensato soprattutto per gli studenti. Dura circa un'ora, può essere portato nelle scuole, quindi anche in questo caso invito tutti i docenti e dirigenti scolastici che ci stanno seguendo a venire sul nostro sito internet per poter scoprire di che cosa parla, di che cosa si tratta, che cos'è questo spettacolo e ad invitare gli attori nelle proprie scuole. Lo spettacolo viene inoltre portato anche in alcuni teatri, non solo a Milano ma in tutta Italia, ci sono oramai degli appuntamenti fissi, lo spettacolo viene portato in scena al Centro Asteria solitamente in occasione del Giorno della Memoria e del 6 marzo, giornata dei giusti, e questo può essere uno strumento anche molto efficace per iniziare a introdurre il concetto dei giusti, dei giusti universali nelle scuole, perché Massimiliano, così come gli altri attori della compagnia Oderstrasse, lo fanno in un modo anche molto accattivante, affascinante, un monologo con il quale dialogano con gli studenti, dialogano con i docenti e nel frattempo fanno scoprire quello che è il meraviglioso mondo giusti. Lo fanno con una serie anche di escamotage, c'è una lavagna che viene portata in scena, ci sono una serie di scatole che vengono aperte con un orologio e con tutta una serie di oggetti che caratterizzano alcuni di questi giusti. Sempre lunedì, proprio con Massimiliano e con la compagnia teatrale Oderstrasse, abbiamo avuto l'opportunità di assistere a un estratto di questo spettacolo e hanno parlato di una lettera di Hitler, che di fatto è stata veramente scritta da uno dei nostri giusti, un giusto onorato al giardino di Milano, Armin Wegener. Questa è una storia che ci ha colpito moltissimo a noi di Garivo, un po' perché chiamiamo Armin Wegener il super giusto, perché è riconosciuto tale, sia perché è stato il primo a documentare attraverso delle fotografie il genocidio armeno e poi perché si è opposto alla persecuzione degli ebrei scrivendo questa lettera di Hitler che di fatto poi ha dato via ad una serie di problemi. Lui è stato torturato, è stato imprigionato, è stato portato in un campo. È una storia a cui teniamo molto perché poi il presidente di Garivo, Gabriele Nissimo, gli ha anche dedicato un libro proprio dal titolo La lettera di Hitler e quindi ci siamo a un certo punto interrogati in ufficio, abbiamo deciso di realizzare un progetto didattico che trovate sempre sul nostro sito, a chi scriveresti oggi, perché sono diversi i giusti che hanno fatto una battaglia scrivendo, denunciando con i mezzi ovviamente che avevano a disposizione quanto si stava verificando. Quello di Wegener ovviamente è uno degli esempi più emblematici, perché chi si immaginerebbe mai che qualcuno aveva provato a interrompere questa catena del male scrivendo direttamente ad Adolf Hitler. E quindi a partire da questa storia invitiamo gli studenti a immaginare a chi oggi un giusto potrebbe scrivere.
scrivere. Lo facciamo invitandoli ovviamente a consultare le riviste, a seguire i telegiornali o anche tutti i social che sono una valanga di notizie, e un po' attingendo dalla realtà li portiamo, ecco, a chiedersi a chi potrebbero farlo e con quale strumento. Quella di Wegener era una lettera, probabilmente oggi Giusti utilizzerebbero altri strumenti, e lo facciamo anche riportandoli un po' ad alcuni Giusti più attuali. Un esempio che citiamo all'interno di questo progetto è Raif Badawi, sempre un Giusto onorato al Giardino di Milano, che è un blogger saudita, da qualche mese o forse l'anno scorso è stato scarcerato, ma in realtà era stato condannato alla prigionia e a una serie di frustate purtroppo in Arabia Saudita. Viene ancora imprigionato per difendere la libertà di parola e la libertà di espressione. Non mi voglio dilungare molto perché probabilmente sto sforando il tempo, però un'altra cosa che cerchiamo di fare, poi dopo passo la parola, è di essere anche un po' un collante di quelle che sono tutti i libri, tutti i film, tutti i fumetti che raccontano storie di Giusti. Vengono recensiti dai membri della commissione didattica, dai volontari e dai nostri collaboratori, e di fatto vengono poi segnalati in questo elenco sul nostro sito, raccomandando ovviamente una differenza fra quelli pensati per le scuole elementari, medie e superiori. E uno strumento estremamente valido è un lavoro realizzato dalla nostra redazione, non solo di aver riunito tutte le storie dei Giusti all'interno di un'enciclopedia che, come dicevo prima, raccoglie più di 500-600 storie, ma di aver creato una serie di approfondimenti per poter aiutare gli insegnanti ad introdurre i contesti nei quali i Giusti hanno operato. Ce ne sono diversi, ovviamente, oltre al genocidio armeno, alla Shoah, al genocidio in Ruanda. Ci sono tutta una serie di approfondimenti su temi di attualità che vi invitiamo a scoprire, perché di fatto ci sono cartine geografiche, suggerimenti di testi e film, così come tutte le storie dei Giusti che rappresentano quel determinato contesto. Io ovviamente adesso mi fermo, se poi ci sarà altro tempo alla fine posso aggiungere qualche altro progetto. Grazie. Benissimo, grazie a te Manuela. Sì, purtroppo il tempo corre veloce e quindi proseguiamo presentandovi appunto alcune delle collaborazioni nuove di quest'anno, collaborazioni che si iscrivono in questo progetto più ampio di cui abbiamo parlato già oggi in diverse occasioni, di far crescere e far dialogare questa rete sempre più ampia e motivata di soggetti con cui condividiamo appunto valori, strumenti e obiettivi, con cui continuare a scambiare buone pratiche e realizzarne di nuove. Vi parlo brevemente di un progetto la cui referente, insomma, dell'associazione con cui lo stiamo realizzando non poteva essere qui stasera, quindi lo farò io per lei. Il progetto di cui voglio parlarvi si intitola La memoria va di corsa, è una staffetta per la pace, la giustizia e il cambiamento, e la realizziamo insieme all'Associazione di Promozione Sociale Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie. Libera non ha bisogno, credo, di presentazioni, comunque una rete di associazioni, di cooperative sociali, movimenti, gruppi, parrocchie, scuole, scout, che sono coinvolti in un impegno non solo contro le mafie e la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma loro dicono profondamente per, quindi non solo contro, ma profondamente per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica che sia fondata sull'uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, e una cittadinanza all'altezza delle speranze della nostra Costituzione. Con Libera appunto condividiamo valori, obiettivi, valori come quello che riconosciamo allo sport come strumento di promozione di pace, di convivenza, di rispetto, dove il confronto unisce uomini e donne nella agora sportiva e dove ogni atleta può essere un esempio per l'intera società.
Questo progetto nel dettaglio si rivolge alla scuola secondaria di primo grado e prevederà alcuni incontri di formazione e di progettazione con le classi partecipanti in vista di una appunto, staffetta che si svolgerà presso il Giardino dei Giusti di Milano la prossima primavera. Anche di questo progetto, come di tutti gli altri citati da Manuela o che sentirete dopo, troverete tutti i dettagli sul nostro sito. Un altro progetto tutto nuovo di cui vogliamo parlarvi, di cui abbiamo accennato stamattina in un altro contesto, è Comunità di Memoria. Comunità di Memoria è un percorso di formazione che realizziamo insieme all'Associazione di Promozione Sociale Spostiamo Marie Monti e un'ampia rete di associazioni italiane con sede al Polo del Novecento di Torino e polacche e che unisce appunto gli strumenti della peer education e della didattica esperienziale in un percorso di educazione alla cittadinanza con tema la memoria storica. E lo fa attraverso appunto la didattica esperienziale del viaggio. È un tentativo, come abbiamo già avuto modo di dire prima, di scardinare la memoria dai momenti puramente celebrativi e di fare appunto del viaggio uno strumento catartico, generativo, che accanto alla conoscenza inneschi appunto e promuova impegno e azioni di cittadinanza, azioni concrete di cittadinanza attiva dei ragazzi. Di questo progetto ci parla Carlotta Pairotti, che fa parte del direttivo dell'associazione appunto Spostiamo Marie Monti e che, posso dire, riassume in sé il percorso positivo che vorremmo veder succedere nei ragazzi e nelle ragazze che si avvicinano a noi, perché è stata prima partecipante di un viaggio appunto della memoria, poi si è formata come peer educator per accompagnare a sua volta i più giovani in questa esperienza e oggi tra le altre cose è socia fondatrice e membro del direttivo di questa APS, Spostiamo Marie Monti, e quindi a sua volta forma i futuri peer educators per alcuni ambiti, quindi è quello che vorremmo vedere accadere, insomma, con questi percorsi. Prego, Carlotta. Sì, io partirei proprio da questo, cioè l'obiettivo dell'associazione Spostiamo Marie Monti è di creare una vera rete di cittadinanza e di impegno civico dei ragazzi, che spesso al liceo, almeno per come mi ricordo io al liceo, è molto difficile riuscire a essere ingaggiati in realtà che non sono lo sport, perché molti sono agonisti o comunque fanno sport, attività ad esempio il teatro piuttosto che suonare uno strumento, ma è molto complesso essere ingaggiati da un punto di vista civile, sociale, di impegno politico anche volendo, soprattutto tramite uno strumento che viene divulgato nelle scuole, quindi le nostre formazioni che andiamo a fare in previsione del viaggio e poi alle restituzioni sia all'interno della scuola sia alle restituzioni cittadine. Infatti soprattutto per quanto riguarda paesini più piccoli che abbiamo coinvolto si è sempre riuscito a fare una restituzione cittadina aperta sia agli studenti che poi sono partiti l'anno dopo sia proprio al pubblico insomma dei paesi vari con cui abbiamo collaborato. Quindi secondo me il grande vantaggio di creare questa rete di educatori tra pari è proprio il coinvolgimento degli studenti. E brevemente il viaggio Comunità di Memoria non è solo un viaggio ma è un percorso, proprio perché nasce con l'obiettivo di avere dei ragazzi che partono ma con delle formazioni a priori che fanno con i peer educator, con loro, per quanto riguarda sia la cittadinanza, la memoria, ma che possano avere anche dei focus questi incontri, per esempio sull'ambiente, sulla memoria e sull'Europa, come abbiamo già iniziato a fare l'anno scorso. E il grande vantaggio è questa modularità degli incontri, proprio perché l'obiettivo è andare a fare un viaggio dove si vanno a toccare con mano quello che è stato il Novecento, quello che è stato l'Olocausto, ma soprattutto essere in grado di creare un filo rosso tra quello che è successo e quello che può succedere. Anche se attualmente, per fortuna, non ci troviamo in un'Europa che discrimina a livello dell'Olocausto, comunque ci troviamo in un'Europa dove i diritti di alcuni non sono garantiti. E quindi l'obiettivo è che gli studenti siano consci di questa cosa e che tramite delle serate culturali, delle serate con altri attivisti, proprio in viaggio, riescano a mettere in pratica quello che hanno acquisito durante i percorsi e quindi cercare di creare una visione, un'ottica a uno spettro più ampio, che non è soltanto andare
a Cracovia in questo caso, e andare nei campi di concentramento. Chiaramente quella è una parte fondamentale, ma anche sviluppare quest'ottica di realtà di cosa sta succedendo attualmente, soprattutto perché queste condizioni, se vogliamo, politiche e sociali, a scuola hanno poco tempo per essere affrontate, e quindi con le formazioni c'è più possibilità di andare a toccare vari argomenti di attualità. Inoltre, con la collaborazione con Gariguo c'è la possibilità di creare il giardino dei giusti nella scuola, e una cosa che abbiamo notato l'anno scorso è l'interesse proprio dei ragazzi di andare a trovare dei nuovi giusti, che magari sono giusti che hanno operato in quel quartiere della città, piuttosto che in quel paese, piuttosto che all'interno di qualche associazione sportiva, per esempio, e così si mettono davvero in gioco le loro possibilità, la loro creatività anche, e quindi questo è anche un altro punto a favore molto interessante, proprio il fare qualcosa di pratico che spesso viene per forza sacrificato a scuola. E credo di aver detto tutto più o meno. Ancora un accenno sul fatto appunto della responsabilità personale, perché così con questo percorso si riesce poi a essere gli educatori, a diventare parte dello staff, e quindi di avere sempre un impegno civico. Per esempio, un altro obiettivo è, al termine del viaggio, dopo la restituzione, essere ingaggiati dall'associazione con delle altre attività, ad esempio il campeggio che si fa a Riace, quindi si spostano le tematiche, si va sulla parte della migrazione, dell'accoglienza, della tolleranza, dei diritti per chi sta migrando, e questo è possibile grazie a questo filo rosso che viene sempre seguito in qualche modo, e si cerca sempre di unire tutti gli argomenti, tutte le tematiche che si toccano nel modo più attuale possibile. Grazie Carlotta, non vediamo l'ora di partire, speriamo che sia l'anno buono dopo questo stop forzato di questi ultimi 2 anni che non ci ha più permesso di fare queste belle iniziative. Allora passiamo al prossimo progetto, alla prossima collaborazione, il progetto Genesi, arte e diritti umani, una grande iniziativa artistico-culturale dedicata appunto al tema dei diritti umani, una mostra itinerante promossa appunto dall'associazione Genesi e patrocinata dal Ministero della Cultura, da Rai per il Sociale, dall'Università Cattolica, dal FAI, che presenta opere della raccolta d'arte contemporanea collezione Genesi appunto, e il progetto prevede anche alcuni workshop e degli incontri partecipativi, e diventa quindi a tutti gli effetti un vero e proprio percorso educativo. Anche in questo caso può essere rivolto anche alle scuole, ed è proprio qui che si realizzerà in concreto il contributo, appunto la collaborazione con Gariguo a questa impresa. Ce ne parla Ilaria Bernardi, che è curatrice e dottoressa di ricerca in storia d'arte contemporanea, attualmente appunto la curatrice del progetto Genesi Arte e Diritti Umani. Prego. Buonasera, e innanzitutto ringrazio di tutto cuore, anche per conto dell'associazione Genesi Gariguo, per l'invito a questa bellissima serata, ma anche per il patrocinio che quest'anno ci ha dato appunto per accompagnarci in questa seconda edizione di progetto Genesi. Il progetto Genesi infatti ha preso avvio nel settembre 2021 in occasione della Giornata Internazionale della Pace, quindi il 21 settembre, ma in realtà il progetto nasce un anno prima, quando nel 2020 la dottoressa Letizia Moratti decide di iniziare un percorso insieme a Clarice Pecori Girardi di acquisizione di opere d'arte contemporanea di artisti di tutto il mondo, con un filo rosso, cioè opere che con media differenti parlino di tematiche sociali molto attuali e cogenti, quindi che parlino in realtà di diritti umani, e lo facciano non tanto sotto forma di denuncia pura, quanto di racconto di facile anche comprensione, con un intento però a portarci a reagire a quello che viene raccontato dall'opera, quindi non una denuncia tout court, ma un racconto di, per esempio, può essere il genocidio, può essere qualsiasi tipo di olocausto, può essere la violenza nei confronti delle donne, sotto forma di storia, ma che ha ben sé l'opera anche un quid, un messaggio propositivo
per darci un segno di speranza. E questa è la più grande originalità della collezione, perché sappiamo, parlo da curatrice d'arte contemporanea, quanto sia attuale e diffuso il trattare di tematiche sociali, visto l'epoca anche in cui siamo. La novità e l'originalità della collezione è non presentare soltanto l'aspetto, diciamo, più di denuncia negativo della situazione drammatica mondiale attuale, ma cercare di spingere all'azione. Una volta realizzata questa collezione, la dottoressa Moratti insieme a Clarice Pecoli Girardi si sono poste il problema di come poi però farla conoscere la collezione, e quindi applicare quell'intento educativo che l'associazione Genesi si è data fin dall'inizio, cioè educare ai diritti umani attraverso l'arte contemporanea, scelta proprio come ambasciatrice dei diritti umani. È così che vengo coinvolta io, in quanto appunto curatrice, che mi sono occupata spesso di tematiche affini, facendo mostre anche in Africa, in Sudafrica in particolare, su questi temi. E la richiesta era di pensare a una mostra. In realtà una mostra su queste tematiche, a mio avviso, era troppo stringente, troppo stretta come concetto. Ci voleva un progetto veramente educativo che utilizzasse la mostra soltanto come input per poi parlare soprattutto ai ragazzi, alle scuole, e quindi veramente educare ai diritti umani, e quindi che avesse anche degli elementi simbolici al suo interno che andassero a parlare di educazione ai diritti umani. È per questa ragione che è venuta fuori l'idea dell'itineranza. L'itineranza infatti ha un valore simbolico molto forte, che applicheremo anche quest'anno grazie anche alla collaborazione di Garivo. Itineranza significa andare incontro alle comunità, quindi cercando un coinvolgimento diretto. È un po' come Maometto e la montagna, cioè noi facciamo la montagna che va incontro a Maometto per cercare un coinvolgimento di tutti in maniera più immediata, più partecipativa. Il primo anno abbiamo fatto un'itineranza che dal nord Italia andasse verso il sud, per cercare anche simbolicamente di andare incontro non solo alle comunità, ma anche ai molti migranti che arrivano dalle coste del sud nel nostro paese in cerca di un futuro migliore. E quindi abbiamo fatto tappa a Varese, Assisi, Matera e Agrigento, ottenendo 40.000 visitatori in circa 10 mesi di mostra, con un'altrettanto grossa partecipazione dal punto di vista delle attività educative, quindi dalle scuole. Ci sono stati 500 docenti che con le loro scuole e con le loro classi hanno partecipato ai nostri workshop e alle nostre visite guidate. Abbiamo fatto delle giornate speciali, penso per esempio a quella Agrigento e ad Assisi, dedicate anche all'associazionismo locale, che a sua volta coinvolgeva le scuole e i docenti associati, e attivando poi una collaborazione stretta con l'Università Cattolica per lezioni online con i loro docenti su temi legati ai diritti umani. Quest'anno, per il 2023, abbiamo pensato di stringere ancora più la morsa, se così si può dire, sull'aspetto educativo, e quindi avere come enti patrocinanti enti che effettivamente si occupano di educazione ai diritti umani, quindi hanno proprio questa come particolarità. E Garivo è uno dei principali nostri partner, che non sono solo patrocini, ma diventeranno veri e propri compagni di viaggio. Quindi sarà un viaggio fatto insieme con Garivo, con il FAI, che era già stato patrocinio nel primo anno di Progetto Genesi, con la Fondazione Kennedy, che si occupa proprio di didattica con le scuole, e torna anche per il secondo anno l'Università Cattolica, con la quale faremo una summer school dedicata ai diritti umani e quattro incontri in Cattolica dedicati a quattro principali tematiche connesse ai diritti umani. Con Garibo in particolare, oltre a un interscambio dal punto di vista della comunicazione, quindi un aiuto reciproco, in quanto noi come Associazione Genesi daremo spazio nei nostri social a particolari progetti fatti da Garibo, e viceversa Garibo darà visibilità al nostro progetto Genesi, ma la collaborazione si svolgerà soprattutto in termini di workshop e visite guidate. Noi faremo un giorno
dedicato a due visite guidate e due workshop nelle tre tappe che il progetto Genesi avrà l'anno prossimo. La prima proprio qui a Milano, a partire dal 2 febbraio 2023 fino al 23 marzo 2023 in triennale. Poi andremo a partire dal 20 aprile a Genova, a Palazzo del Principe, e questa tappa durerà presumibilmente, siamo adesso in contatto con il museo per concordare la data di chiusura, ma sarà probabilmente a fine ottobre. E poi ci sarà la terza tappa da metà novembre 2023 a metà febbraio 2024 a Brescia, in occasione di Brescia-Bergamo, città della cultura, con una mostra che sarà molto ampia, perché oltre alle opere della collezione che saranno esposte anche nelle altre due tappe, avrà anche una parte di opere chieste in prestito di importantissimi artisti contemporanei che daranno appunto costituiranno un prodromo, se così si può dire, alle tematiche trattate dagli artisti invece della nostra collezione. Con Galivo in ciascuna tappa appunto faremo una divulgazione di queste giornate dedicate anche alle scuole, ma anche al pubblico più generico e generale, di workshop e visite guidate, e quindi attraverso Garivo cercheremo di coinvolgere più scuole possibili, con i bambini e ragazzi dai 6 anni in poi, e con workshop e visite guidate sempre, diciamo, declinate sulla base dell'età, questo è importante, degli partecipanti. Quindi io vi invito a partecipare, e poi ci saranno altri progetti che in corso d'opera faremo in collaborazione con Garivo, ad esempio ovviamente la collaborazione tra Garivo e l'Università Cattolica per gli incontri sarà fondamentale, perché anche per raccontare i giusti legati ai vari temi che noi affronteremo con l'Università Cattolica. Quindi vi invito a, oltre che a partecipare alle visite guidate e workshop, anche a tenere sempre un occhio attento ai nostri social e al sito di Garivo per essere aggiornati sulle varie attività che noi svolgeremo grazie alla collaborazione di Garivo, che ringrazio ancora moltissimo, perché sarà di fondamentale importanza anche per raccontare la storia dei molti giusti che hanno preceduto anche tematiche poi trattate dagli artisti più contemporanei che noi abbiamo in collezione. Quindi grazie ancora. Grazie Ilaria. E ora, last but not least, come si usa dire, vogliamo ancora parlarvi di un'altra bella collaborazione. In questi giorni abbiamo trattato il tema delle parole per la memoria, nuove parole per la memoria, abbiamo parlato di immagini, di come le immagini possono raccontare, abbiamo parlato del teatro come linguaggio per portare i nostri temi. Invece questa volta questa bella collaborazione vede protagonista il linguaggio della musica. E il progetto che trovate tra le nostre proposte didattiche per i più giovani si chiama Disegnami il tuo albero, concerto per trio da camera e disegni di fantasia, ed è appunto rivolto a studenti e studentesse della scuola primaria e secondaria di primo grado, che sono invitati a disegnare il loro albero dei giusti immaginario e portarlo al concerto che, in occasione del giorno della memoria, si terrà qui a Milano il 26 gennaio 2023 all'interno della rassegna Allegro Sostenibile del Teatro del Buratto al Teatro Bruno Munari. Spero di aver detto tutto giusto. E qui con noi per parlarci di questa bella proposta Sebastiano Cognolato, che è un compositore la cui musica, il cui lavoro è caratterizzato da una forte attenzione ai temi di rilevanza sociale. Prego, passo la parola. Grazie per l'introduzione e grazie a Garivo per l'ospitalità e per la collaborazione. Sì, il progetto è piuttosto ampio e coinvolge Teatro del Buratto e serate musicali per l'aspetto appunto di produzione musicale. È costituito completamente da musica originale, si svolge in 5 concerti. Di questi 5 concerti, che sono completamente dedicati alla sostenibilità in diversi ambiti e orientati alla formazione, cioè ai giovani, e ogni concerto specificatamente a ambiti età diverse, diciamo. Disegnami il tuo albero è il primo di questi concerti e sarà il 26 gennaio, volutamente un giorno prima rispetto al giorno della memoria, perché l'idea
è quella di poter parlare, di poter aiutare i docenti che si rivolgono ai bambini e ai preadolescenti e adolescenti, poter parlare il giorno della memoria attraverso l'esempio positivo dei giusti. E, spesso è piuttosto difficile farlo per dei maestri che hanno bambini dai 6 ai 10 anni, parlare di un argomento così, così difficile per l'appunto. E, l'idea è quello di farlo attraverso l'esempio dei giusti e di farlo attraverso la musica. Abbiamo costruito una partitura particolare, una partitura modulare, che può essere, che viene cambiata, variata per così dire dagli strumentisti in base alle percezioni che hanno dai disegni fatti dai bambini. Cioè invitiamo i maestri a fare dei piccoli laboratori interni alle scuole e in un primo laboratorio utilizzando anche il materiale che Garivo ha gentilmente fornito, raccontare ai bambini qualcosa dei giusti o di un giusto, e in un secondo momento chiedendo ai bambini di disegnare ciascuno il suo immaginario albero dei giusti, come se lo immagina. Ci piace l'idea di restare un pochino più, invece che parlare di una storia specifica magari, di vedere come il bambino si rapporta anche all'albero, che è poi è un'icona fortissima, no? E quindi ci sarà un attestato proprio di Garivo per tutti i bambini che partecipano anche senza necessariamente venire al concerto, e selezioneremo tra i bambini che vengono al concerto gli autori, anzi i disegni che per tanti motivi ci sembrano più adatti a essere eseguiti in questo strano contesto, e faremo un concerto appunto nel quale presenteremo questi 10 bambini uno alla volta ed eseguiremo, faremo una versione musicale del disegno di ciascun bambino. Ogni disegno, ogni musica è di fatto è una specie di ritratto del bambino e del suo disegno. E alla fine avremo, credo, anche un premio per ciascun disegno selezionato, che consisterà nella scatola, nel gioco in scatola Oppressi e Oppressori. Se abbiamo tempo, chiederei al nostro regista di... ecco, lì si vede benissimo. Per spiegarvi un pochino come funziona questa partitura, ecco, qui vedete, purtroppo non era possibile su questo tipo di schermo vedere la partitura intera. Questa è la prima parte della partitura e comprende l'inizio del violino, l'inizio del violoncello. Per il violino ci sono 5 righe, pentagrammi, e per il violoncello altre 5. Il violinista e il violoncellista possono scegliere autonomamente, ciascuno per conto suo, senza neanche necessariamente dirlo all'altro, agli altri, quale di queste 5 pentagrammi eseguire in base, per esempio, alle caratteristiche che sono scritte come sottotitolo e che gli sembrano al musicista corrispondere al bambino o al disegno. Se poi farci vedere, ecco, la seconda parte, questa è la stessa pagina, la parte sotto si vede il pianoforte con 5 doppi pentagrammi. Anche il pianista può fare questa scelta. Quindi il risultato musicale dipenderà dalle scelte dei singoli musicisti in base a come il bambino gli sembra sul palco e come il disegno appare loro. E con questo tipo di partiture naturalmente è possibile ottenere degli effetti molto, delle musiche molto diverse. E, per esempio, si può sentire un prima 20 secondi con una scelta di ciascun musicista. Ecco, adesso è importante capire perché questo tipo di scelta. Intanto partiamo dall'idea che la musica scritta, dire classica ormai forse non ha più tanto senso, dire seria è altrettanto poco responsabile nei confronti di altra musica che è altrettanto seria, quindi la chiamiamo musica scritta, per sua natura ha una indole alla formazione
molto forte. E quindi crediamo che far sentire gli effetti diversi che si possono creare con strumenti acustici e l'idea diversa che una stessa musica, uno stesso nucleo di cellule acustiche può dare a seconda di come delle scelte che poi fanno i musicisti, sia un bel percorso anche per un bambino. E noi partiamo dall'idea che la musica stessa debba essere sostenibile e quindi bisogna scriverla e cominciare a pensarla in quel modo lì e fare musica classica oggi, o musica scritta, chiamiamola così, è diciamo un lavoro in perdita, perché la musica classica rappresenta più o meno il 4,5% di un indotto generale, mondiale, e non si sostiene da sola. È forte nel momento in cui ha, secondo me, un intento formativo e può dare ai ragazzi un aiuto che altre esperienze musicali, che magari danno tutt'altro, anche in senso positivo, però non hanno la possibilità di dare. Adesso arriva il secondo esempio. Sono soltanto degli estratti, naturalmente. Ultimo esempio. È lo stesso brano con diverse variazioni. Quindi l'idea è quella di dare proprio una, cercare di caratterizzare il bambino e fargli capire, a parte tutti i discorsi principali che sono legati appunto ai giusti, e che anche con la musica però si può trasmettere qualcosa di peculiare. Abbiamo già detto che il concerto si rivolge principalmente alle scuole primarie e secondarie di primo grado, abbiamo già diverse lettere di intenti e idee di laboratori, quindi chi vuole partecipare sarà il benvenuto, si trova tutto sulle pagine di Garibo. Grazie.